Andiamo ad avviare con il cerchio magico, ci agganciamo con un punto catenella e lavoriamo 6 punti bassi 1 2 3 e 6 stringiamo un pochino l'anellino e partiamo con il secondo giro e andremo a lavorare due punti su ciascuno dei punti che abbiamo avviato vado nel primo punto e chiudo con un punto bassissimo una catenella rientro e lavoro due punti bassi E continuo lavorando due punti su ciascun punto disponibile alla fine del giro dovremo avere 12 punti bassi il giro lo chiudiamo con un punto bassissimo sul punto iniziale e andiamo a partire con il terzo lavoriamo una catenella e un aumento nel punto appena chiuso 1 e 2 continuiamo con un punto singolo su quello successivo un aumento in quello dopo un punto un aumento e continuiamo in questo modo per tutto il terzo giro, alla fine del quale dovremo avere 18 punti. Chiuderemo il giro sempre con un punto bassissimo sulla maglia iniziale e ripartiremo con una catenella. Chiudiamo il terzo giro con un punto bassissimo. Ripartiamo con una catenella. E un aumento nel primo punto disponibile, quello sotto la catenella. Quindi lavoro il mio aumento. Due punti nei due punti successivi. Uno e due, un aumento. Due punti nei due punti successivi. E continuiamo in questo modo per tutto il. Il quarto giro lavorando un aumento e due punti che li separano dall'altro aumento chiudiamo anche il quarto giro con un punto bassissimo e continueremo a lavorare per altri quattro giri fino all'ottavo giro aumentando di un punto ogni giro tra un aumento e l'altro nel Quinto andremo a lavorare un aumento e tre punti. Nel sesto un aumento e quattro punti. Nel settimo un aumento e cinque punti. Nell'ottavo un aumento e sei punti. Alla fine dell'ottavo giro dovremmo avere 48 punti. Ho terminato di lavorare i miei otto giri con i dovuti aumenti. Dal primo all'ottavo abbiamo chiuso il giro con un punto bassissimo e cominciato il successivo con una catenella. Adesso andremo invece ad iniziare il giro con la maglia bassa allungata. Allungo di pochino il filo, faccio una torsione verso il dietro, vado a pescare il filo, lo porto sul davanti e lavoro la mia. Maglia bassa e continuo lavorando un punto su ciascun punto disponibile del giro. Sottostante, lavoreremo punto su punto fino al quattordicesimo giro. Vado a chiudere il nono giro, vi faccio rivedere come partire e poi ci rivediamo per lavorare dal quindicesimo giro le nostre diminuzioni quindi vado nel punto iniziale e chiudo con un punto bassissimo il mio nono giro mi allungo di pochino faccio una torsione verso il dietro vado a pescare il filo e inizio il decimo con il mio punto basso allungato e continuo lavorando punto su punto vi ricordo che stiamo lavorando il decimo giro, in questo modo andremo a lavorare fino al quattordicesimo e ci rivediamo all'inizio del quindicesimo dove andremo ad iniziare le nostre diminuzioni. Con il quattordicesimo giro abbiamo terminato la prima parte della nostra lavorazione. Adesso andremo ad effettuare le nostre diminuzioni per stringere il lavoro. I giri li andiamo ad avviare sempre con la maglia bassa, allungata, ritorta. Quindi vado sul dietro, prendo il filo, lo porto sul davanti e lavoro il mio punto basso. E iniziamo il quindicesimo giro prendo un marcatore e lo vado a posizionare proprio sul punto che abbiamo lavorato continuo lavorando un punto su ciascuno dei cinque punti successivi 1 2 3 4 e 5 e andiamo ad effettuare la prima diminuzione entro nel punto successivo estraggo e lascio sull'uncinetto entro in quello seguente estraggo e lascio sull'uncinetto carico il filo e vado a chiudere tutte e tre le asoline e abbiamo effettuato la prima diminuzione tra una diminuzione e l'altra lavorare sei punti di separazione quindi vado nel punto successivo lavoro il primo il secondo il terzo il quarto il quinto e il sesto effettuiamo la seconda diminuzione, entro nel punto successivo ed estraggo, vado in quello dopo ed estraggo, carico il filo e chiudo le assoline e abbiamo effettuato la seconda diminuzione e continuo in questo modo per tutto il quindicesimo giro. Una volta che abbiamo terminato andiamo a mettere della imbottitura e poi ripartiremo con la lavorazione sui 12 punti che abbiamo ottenuto con la lavorazione dell'ultimo giro.